No, non ti preoccupare. Allora cominciamo. Buongiorno a tutti, grazie per essere qua. Come vedete siamo alla terza conferenza stampa da quando siamo entrati in prigione, quindi da circa un mese. In un mese abbiamo già fatto tre conferenze stampa sul tema dell'acqua pubblica del Movimento 5 Stelle. Questo vuol dire due cose. Prima cosa, che è un tema che per noi è fondamentale ed è una battaglia dalla quale non ci schiuderemo fino a quando non avremo ottenuto i risultati ai quali puntiamo. E poi, seconda cosa, che cosa aspetta il fatto che siamo alla terza conferenza stampa sul tema dell'acqua pubblica, che è un tema su cui ci sono delle criticità gravissime, ogni volta nuove. Abbiamo parlato prima della legge regionale per la pubblicizzazione nella prima conferenza stampa, poi delle infiltrazioni, addirittura della criminalità organizzata, stando alle indagini della magistratura, nei servizi negli appalti per la manutenzione del servizio idrico e a tangenti a funzionari politici corrotti. Oggi siamo a un terzo tema che adesso vi illustreremo, che credo insomma farà saltare tanti dalla sedia, rispetto ai quali noi chiediamo delle risposte. Lascio la parola a Maria Mussarà di Centurione, che sono nostri consiglieri regionali nella Commissione Ambiente, e oggi è con noi anche il nostro deputato Luigi Gallo, che sapete sta portando avanti questa battaglia anche in Parlamento fin dal nostro ingresso negli aule del Mondo 5. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. Allora, siamo entrati qua dentro con l'idea di fare fretta,
che ha presentato il Parlamento e nel nostro programma elettorale la prima nostra, il nostro primo impegno con i cittadini era quello di aprire i dossier, aprire le porte chiuse e fare chiarezza sugli scandali sotterrati da anni. Il nostro primo impegno era nei confronti dell'acqua pubblica. Riconosciamo il valore dell'acqua, il valore strategico dell'acqua e l'utilizzo che se ne può fare anche per, come merce di scambio. Abbiamo visto i recenti scandali legati alla gestione dei lavori che hanno implicato i politici di questa regione. Una nostra ricerca sul debito dei lavori ci ha fatto scoprire, e vi lasciamo adesso qui le carte che potete poi fotografare, che i lavori, pur avendo avuto uno sconto sul debito che doveva la regione Campania di quasi il 25%, e avendo avuto diluito il debito in 20 anni, non paga alla regione Campania il debito che pure si è impegnata ad onorare. Nei due anni che abbiamo registrato, 2013 e 2014, il debito dei lavori ammonta a 92 milioni di euro. La GOVI paga soltanto il debito e non l'uso corrente di acqua e non paga la regolazione. Ci chiediamo come è possibile, rispetto a una notizia come questa, che davvero dovrebbe fare saltare dalle sedie amministratori e politici, come sia possibile che il carrozzone GOVI, che abbiamo capito ha probabilmente un impianto fortemente soltanto di sostegno politico, possa continuare a governare la gestione delle acque. Non parliamo quindi soltanto di mala gestione, non parliamo soltanto di bollette basse, non parliamo di debito che viene caricato sugli utenti, non parliamo di qualità delle acque, parliamo di un impegno che la GOVI aveva preso con la regione e che non viene onorato. Chiediamo adesso che denuncia, che gli assessori, che gli amministratori, che questa giunta prenda conoscenza di questa cosa, proceda immediatamente. La nostra richiesta, che adesso vi presenterà e che presenteremo immediatamente dopo la conferenza stampa, è la limitazione dei lavori per questo debito che non è stato onorato. Allora, la sabbia bisogna aggiungere poco, perché poi la sostanza dalla quale partiamo, questo debito del lavoro continua ad accumulare, nonostante quello già condonato due anni fa attraverso una delibera con la quale la Regione Campania, giunta Tandoro, aveva abbonato 70 milioni di euro per i 283 totali che il debito del lavoro aveva nei confronti della Regione Campania. Questo che adesso vi abbiamo illustrato alla fine è l'emblema di un sistema che continua a non funzionare, perché già si era parlato negli anni passati di eliminare l'autorità d'ambito, tagliare pure un po' quella che era la gestione privatistica e quindi errata per quanto riguarda un bene pubblico per eccellenza qual è l'acqua, e quindi quello che bisogna fare in qualche modo è intervenire sul sistema, perché non è possibile arrivare di commissariamento in commissariamento praticamente, perché poi alla fine di questo si tratta, siamo di nuovo di fronte ai disastri dei commissariamenti, prima per i rifiuti e poi per l'acqua in questo caso, cioè si continua a lucrare su servizi che dovrebbero fare eccellenti su questo territorio, invece continua ad essere argomento di speculazione. In qualche modo bisogna lanciare diretto questo sistema. Noi più volte durante la campagna elettorale abbiamo detto che il nostro scopo è quello di riportare normalità all'interno delle istituzioni. Uno di questi obiettivi è quello di eliminare totalmente e definitivamente la macchina di commissariamento, che è quella che poi ci fa finire in quel sistema di appalti truccati, pilotati, di favori fatti ai politici, tutto a discapito dei cittadini, perché poi tutte queste clientele vengono pagate a care per quanto riguarda il sistema delle tangenti. E tutto soprattutto sulle spalle dei cittadini che poi si ritrovano a dover fare conti con bollette basse, partire da terzi, tutto per finanziare i debiti che poi in realtà non vengono onorati. Quindi ci auguriamo che questo sistema venga superato. E per poter fare questo, l'invito che rivolgiamo, che poi non è un invito ma è un pretendiamo che la Regione si adopera fin da subito, perché se è vero quello che ha detto
l'assessore Giovanni Romano nella precedente giunta che questo abbonare i 70 milioni alla Cori era stato salutato come un risultato storico, come un qualcosa che finalmente poteva mettere la regione Campania in maniera, in modo reinvestire le risorse. Poi non si sa come si fa a reinvestire delle risorse che in realtà non vengono risorse, perché se la regione perde 70 milioni di euro ci domandiamo come si fa a reinvestire queste risorse. Romano aveva salutato questo accordo tra regione e Gori con un risultato storico. Adesso noi ci aspettiamo fin da subito la replica del nuovo assessore Abramo, che è Fulvio Buonavitacola, di De Luca, che si era pure espresso per quanto riguarda la pubblicizzazione del servizio idrico, e soprattutto da tutta la giunta e il presidente delle commissioni. Attendiamo immediate risposte, perché è una situazione che non può più restare in essere. L'acqua è un bene pubblico, deve restare pubblico, e soprattutto i cittadini non devono pagare sulla propria pelle i favori del clientele e la camorra che entra inevitabilmente all'interno di questo. Soltanto sottolineare che mentre ai cittadini campani viene tagliata l'acqua quando non viene pagata la bolletta, la Cori ha un debito, lo voglio ricordare perché la cifra è veramente straordinaria, di 92 milioni di euro. Due anni soltanto 92 milioni di euro. Senta questa parola più. Sì, io ricostruisco la vicenda Cori degli ultimi anni per dire che noi passiamo da una giunta Caldoro che vuole risolvere il problema di debito della Cori, che è di 280 milioni. Questi 280 milioni, la giunta Caldoro come si risolve? Dice 70 milioni li cancelliamo e gli altri 210 milioni li reintegriamo in 10 anni. Così nasce questo prospetto, questo è il prospetto di rateizzazione del pagamento Cori, dove vediamo che nel 2013 e 2014 la Cori paga le prime due rate del debito. Ma quello che è avvenuto è che nel 2013 e 2014, mentre paga 10 milioni di rate, accumula 92 milioni di debiti nuovi verso la regione Campania, sulla preparazione e sulla fornitura dei servizi pubblici. Questo pone un ulteriore problema che mostra come questo sia un sistema malato, perché intanto i cittadini campani di questi anni stanno pagando la depurazione delle bollette. Stanno pagando la depurazione delle bollette mentre la società Cori non paga i soldi che deve alla regione Campania per l'operazione di depurazione. E questo che ci porta inesorabilmente a presentare una mozione di liquidazione del soggetto Cori con una messa in mora per il pagamento entro 60 giorni dei 92 milioni, senza la quale si deve procedere alla liquidazione della Cori. Perché? Perché ha dimostrato ampiamente, non solo negli anni scorsi, ma nemmeno con l'avvenimento degli ultimi anni, ha dimostrato ampiamente che non è capace di onorare gli impegni verso la pubblica amministrazione, non solo gli impegni verso i comuni dove ha stipulato dei contratti per realizzare opere che non sono mai state realizzate, ma anche gli impegni di bilancio. Che questo significa che non possiamo rincorrere una società incapace di onorare i propri debiti, ma dobbiamo passare necessariamente a una gestione differente, pubblica dei servizi pubblici, e cosa che è possibile, non è un sogno del Movimento 5 Stelle o di comunità dell'acqua, ma soggetti come importanti prestigiosi amministrativisti come Vladic, che non sono vicino al Movimento 5 Stelle, anzi, ben lontano il Movimento 5 Stelle come visione politica, però hanno ammesso che la liquidazione della Cori è possibile, il passaggio di una gestione pubblica è possibile, che i debiti non si calcolano sui cittadini. Quindi noi vogliamo percorrere una strada a tutela finalmente del sì che i cittadini hanno votato nel referendum nel 2011, a tutela di un servizio che può essere sotto controllo, sotto la lente di ingrandimento, non deve attendere il Movimento 5 Stelle che entra nei cassetti della regione e trova di nuovo un debito che gli limita. Cioè noi siamo passati in soli due anni ad avere lo stesso debito di prima, quindi nulla è stato risolto. Cioè i 210 milioni
mentre prima, quando ha prodotto il Salvatore, la giunta cantora, avevamo un debito di 280 milioni, oggi ci troviamo un debito di 292 milioni. Quindi aumentato addirittura di un 3,10. Quanto stiamo aspettando? Grazie, non ci sono domande, noi adesso dobbiamo precisare, protocollare la mozione. La mozione è tutta parlamentare. Voi oltre a chiedere la mente di votazione della Corte, chiedete anche la rimozione del Presidente della Corte? Dato che voi accusate la politica di consultazione della società e la procedura di funzionamento del centro del Presidente della rimozione. Ma noi abbiamo sostanzialmente chiesto perché il Presidente della società non si è dimesso dopo tutti questi eventi delle ultime settimane, ma non solo per gli eventi della malattia, ma anche per gli eventi concreti, quelli del debito, quelli delle partite pregresse che ha mandato tutti gli cittadini e poi ha dovuto annullare, adesso rimborsare, quello di una consulenza, ho qui diciamo il bilancio del 2013 della Corte, in cui per servizi acquistati all'esterno sono stati spesi 80 milioni di cui 9 milioni per la manutenzione, 34 milioni per il rendimento, 1 milione per le consulenze, 1 milione per il personale esterno, 2 milioni per servizi di analisi. Questo nonostante la quale abbia 700 dipendenti. Cioè, se non è una gestione azzurra, questa quale società dobbiamo mettere a controllo con la società voi per avere un caso peggiore di questo? Ok, allora noi andiamo a presentare la nostra mozione di diritto dove chiediamo alla giunta venuta di liquidare la loro in virtù dei 92 milioni di debiti ulteriori accumulati sul riguardo. Grazie a tutti.